Tutto a un tratto ho sentito una botta, io ho perso l'equilibrio e mi sono appoggiato a una palizzata perché mi si è spento come una botta ma fortissima, pensavo un sasso o una pietra. Siamo Grassina, vicino Firenze, da circa un mese qui c'è un nuovo abitante, dispettoso, anzi di più, addirittura aggressivo. 7 le persone aggredite, non è una persona però, ma è una poiana, un rapace. Circa 2 settimane fa lei stava camminando, alle spalle ha sentito qualche cosa, non si è accorto quasi di niente. All'improvviso. L'aggredita alla testa. Ancora il segno. La poiana ha nidificato proprio qui, nell'albero al centro del paese. Giorni fa è arrivata da sempre di dietro. Sempre da dietro. Le persone sempre... L'agguato da dietro? Da dietro. Okay. E non le ha fatto niente, no, però lei si è accorto. Non ha fatto nulla. È successo che ho sentito una botta nel capo qui. Sì, e non c'avevo più il cappello. E poi fece così, sanguinavo tutto. Ero tutto sangue. Ho detto, ma lui che è successo? Cioè, nessuno è riuscito a catturarla fino adesso? No, anche falconieri. Ho fatto un tentativo portando una femmina, poi un maschio, per vedere. Infatti faceva delle picchiate lì, ma non... Ma niente. No, non sono riuscito a prenderla. Ci hanno appena avvisato che è arrivato un falconiere che ha perso circa 2 mesi fa una poiana e sta cercando di capire, chiamandola, se è la sua. E come fa a riconoscerla? No. Cioè, chiamarla in genere quando lo chiamava dovrebbe così. Dovrebbe venire, veniva. La mia veniva, questa non viene, sicché. Lei ha visto che usciva il sangue dalla testa? Ora lì per lì non facevo così, ma comunque mi ha fatto un bel setere, con le zampe e con il becco, ecco. Il rischio dei bambini, eh.